Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Benedetta Rossi ha conquistato tutti con il suo look, presentandosi così alle nozze dell'amica. Tempo libero e relax per Benedetta Rossi e suo marito Marco, in procinto di godersi le loro vacanze a casa. Nulla di più piacevole però, visto il magnifico paesaggio marchigiano. Infatti, lui ha così ammesso nelle Instagram Stories: "Sono due settimane che siamo a casa ma non lavoriamo per stare vicino ai nonni e quindi ci dedichiamo di più a lui, al loro cane Cloud NDR". Ma nel frattempo non è mancato il divertimento, soprattutto per la food blogger, quale invitata al matrimonio della sua cara amica. Il giorno dopo ha raccontato che suo marito non ha potuto accompagnarla, aggiungendo scherzosamente che non le sia mancato per nulla. Per questo grande evento, ha optato per un look pazzesco, da mandare i fan in visibilio. Benedetta Rossi, come si è presentata alle nozze dell'amica? Siamo abituati a vedere Benedetta in abiti usuali, da vera regina dei fornelli. Sempre con il suo immancabile grembiule ricamato, non ha mancato comunque di pubblicare ricette su ricette, al fine di non abbandonare i suoi fedelissimi. Ad esempio, come preparare un buon soffritto e averlo sempre pronto, per qualsiasi evenienza, oppure il salame al cioccolato, con soli 3 ingredienti. Ma, abbandonando tali vesti, si è presentata giustappunto come una vera star del fashion e del buon gusto. Un invito al matrimonio e voilà la trasformazione, lasciando tutti a bocca aperta. Nulla di più adatto ed estivo, in vista anche dei colori sgargianti. Ecco come si è presentata appunto, che look incredibile. Benedetta ha preso parte al matrimonio della sua amica Ilaria, anche lei food blogger, convolando a nozze il 20 agosto. Naturalmente, la sposina raggiante, avvolta nel suo splendido abito, in pizzo ricamato nonché un lungo velo. Ma chi ha dominato la scena è stata proprio lei, la guru culinaria più conosciuta e famosa. Difatti, si è presentata elegantissima, sfoggiando un completo costituito da un meraviglioso caftano di media lunghezza con stampa astratta e floreale, su sfondo bianco nonché pantaloni blu scuro. Il tutto corredato da una deliziosa pochette cangiante. Molti i complimenti ricevuti, in cui tanti ammiratori hanno tenuto a sottolinearle quanto stia bene vestita così. Addirittura c'è chi ha domandato di quale brand fosse la casacca indossata e, come si vince, da food blogger a fashion blogger è un attimo. Generalmente però gli apprezzamenti sono riservati, nel complesso, a tutte e tre, ovvero Benedetta, la sposa Ilaria e un'altra amica Chiara nonché collega, presenti della foto. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.